di emulazione in un popolo ormai stremato dai sacrifici. Ma nemmeno l'abilità del ministro della propaganda riusciva più a chiudere gli occhi al popolo tedesco. E l'opposizione a Hitler si fece sempre più minacciosa. Questa opposizione si concretò in una congiura a cui presero parte molti alti ufficiali e che portò all'attentato contro Hitler del 20 luglio 1944. Ma Hitler purtroppo sfuggì all'attentato. Eccolo qui che riceve le congratulazioni per lo scampato pericolo dai suoi collaboratori alla Tana del Lupo, il suo quartier generale. Eccolo con l'imputato Walter Funk. E qui col capo della cancelleria, Heinrich Lammers, più tardi testimone a Norimberga. Questo è il generale Schörner a colloquio con Himmler. Göring. Goebbels. A destra ecco il futuro cognato di Hitler, il capitano delle SS Fegelein, ucciso negli ultimi giorni di guerra per ordine dello stesso Hitler. Il comandante in capo della Marina Germanica, che fu per un breve periodo successore di Hitler, così risponde al procuratore generale che gli chiede se si fosse mai occupato di politica. Mi sono occupato per la prima volta di politica il primo maggio del 1945, quando assunsi la direzione dello Stato. Non me ne ero mai interessato in precedenza. E poi la volta del ministro delle munizioni, Albert Speer. Es waren lediglich einige der grundsätzlichen Schaltfehler. Si deve solo ai banali errori che la mancanza di critica provoca in tutte le dittature. Se Hitler, prima del 1942, non poté avere un numero doppio di carri armati, di aerei e di sommergibili. Poi venne l'intervento americano, un altro fattore che Hitler non aveva messo a calcolo o che aveva sottovalutato, come è costume appunto delle dittature, naturalmente portate a sopravvalutare le proprie possibilità. E venne l'invasione del 44, con uno spiegamento di uomini e di materiali quale la storia non aveva mai visto. Le formidabili fortificazioni che in 4 anni erano state preparate con ritmo febbrile caddero sotto i colpi tremendi delle forze alleate. Vennero dal mare con innumerevoli tipi di mezzi anfibi. Invasero intere regioni col lancio dei paracadutisti. Gli alianti per sbarcare interi reggimenti. La difesa tedesca, basata tutta sul vallo atlantico, è travolta. La via per Parigi è ormai aperta per le truppe alleate e infatti la capitale non tarda a cadere. I partigiani prendono l'iniziativa, sono giorni terribili per i tedeschi che si trovano isolati, la caccia all'uomo è implacabile.
Champs-Élysées assistono a una parata ben diversa stavolta. È il generale de Gaulle che viene festeggiato come eroe nazionale e liberatore della nazione. Sono gli ultimi sciagurati colpi di un regime che disperatamente si attacca a quel poco che gli è rimasto. Terre operosamente sottratte al mare dagli olandesi vengono allagate. Nella Francia orientale i partigiani passano alla guerra aperta. Un anno fa questo villaggio francese, Oradour, è stato dato alle fiamme dall'SS e molti dei suoi abitanti sono stati trucidati. Ma adesso nessuna rappresaglia, nessuna considerazione opportunistica potrà fermare la vendetta dei superstiti. Vengono recuperate le salme delle vittime. Alcuni dei responsabili dell'eccidio sono catturati subito dopo la liberazione e fucilati sul posto. Ma i maggiori responsabili sono qui, a Norimberga. Le forze aeree alleate ormai non trovano più opposizione nei cieli della Germania. E pensare che all'inizio della guerra Göring aveva promesso al popolo tedesco che mai un aereo nemico avrebbe violato i sacri confini della patria. Adesso i pochi aerei che ancora possiede la Luftwaffe sono distrutti sistematicamente appena si alzano in volo dalle strapotenti aviazioni nemiche. Le armi segrete delle quali si parlava da tanto tempo sono ancora allo stato sperimentale e non possono certo risolvere la guerra. Ecco una V1 diretta a Londra, ma non raggiunge il bersaglio. Altre vengono intercettate sul cielo dell'Inghilterra. Ecco la V2. Lancio fallito. Questa non arriva sul bersaglio. Di qua, gloria e tragedia di due dittatori. Mussolini e Hitler al Brennero con il consueto apparato. E poco dopo la rivolta di un popolo stanco del gioco, con tutti gli scempi della guerra civile. Di là, Winston Churchill. Il trionfo di un primo ministro che aveva promesso al suo popolo lacrime e sangue, ma che attraverso le lacrime e il sangue riuscirà a portarlo alla vittoria. La Germania è devastata da un uragano di fuoco. La guerra si svolge sul suo territorio adesso.
Il ponte di Remagen sul Reno cade intatto in mano al nemico. Le truppe alleate hanno via libera davanti a loro. Non ci sono più ostacoli per i carri armati. Eisenhower e Montgomery osservano una fase dell'avanzata delle forze alleate. Francoforte. Parla Goebbels, è uno degli ultimi discorsi. Sappia il mondo che la Germania ha non soltanto sui fronti di guerra, ma su tutto il territorio nazionale, milioni di uomini pronti a combattere e decisi a combattere. E animati dalla volontà incrollabile di non ammainare mai di fronte al nemico la bandiera del Reich. Sia al fronte che in patria, la Germania ha dimostrato di essere una nazione di uomini e di donne determinati ad agire, non una nazione di codardi. Das ist eine Nation von Männern und wenn so tut, auch von Tod entschlossenen Frauen ist. Und nicht eine Nation von feigen Männern. Bandiere bianche. Ma Goebbels non si stanca di predicare la resistenza ad oltranza. Berlino deve essere difesa. Qui si concentra la resistenza contro i formidabili attacchi di tutta l'armata russa. Qui Hitler, nel suo rifugio corazzato, sembra che aspetti un miracolo. Ha proibito a chiunque di arrendersi. Ma la capitale sta per cadere. E Hitler si toglie la vita, sfuggendo così alle conseguenze ultime della sua follia.